scusatemi se c'è qualcuno magari che giustamente mangia e bevuto il caffè e non siete magari venuti per ascoltare Gabriele Paolini, tanto vi presento il presenzialista televisivo, chi vede la televisione è abituato a vedermi presenziare il piccolo schermo da 16 anni, esiste dal 1997, grazie, però visto che c'è stato chi spontaneamente ha provveduto ad un applauso, io dedicherò, poi capite che cosa e che come verterà questa breve serata, questo freddo che insomma, dopo che la televisione ci ha tempestato e ha riempito la capoccia dicendo che i cicloni che non finivano più di caldo, adesso veramente sembra di stare in montagna, quindi non voglio appesantire troppo la serata e farvi raffreddare. Però oggi sono qui e poi vi dirò per quale motivo anche il Rivodoro ho scelto, perché questa serata, questo monologo, chiamiamo un monologo, spero breve per non ammorbarvi troppo, è dedicato al papà di Angelo, al quale io vorrei dedicare un sincero applauso. Carmi, ovviamente, che non è fisicamente qui, ma per chi frequenta questa osteria dei Bricconi, tra l'altro ringrazio Rete 7 Piemonte che è venuta per osservare questo esordio teatrale mio, chiamiamolo teatrale, anche se poi il teatro è talmente serio, anche semplicemente la parola, che va lasciata e va detta e va fatto fare a chi realmente milita nel teatro da tutta la vita. Però amando io lo spettacolo, amando la televisione, come forse non tutti sanno, perché la gente appunto è abituata a vedermi dietro, no? Però sin da quando avevo 14-15 anni cerco di rubare osservando spettacoli teatrali e film. Però ritornando un attimo a perché io dedico la serata a Varni, perché io parlo sempre delle persone, sai che per telefono ti ho chiamato e ho detto voglio parlarne a presente, perché per me Varni, papà di Angelo, io frequento questo quartiere perché la mamma è nata a Torino, abbiamo una villa qui in campagna a pochi metri in alto, proprio a Rivodoro, quindi sono cresciuto qua e per me rimane questo posto, quando io arrivo qui c'è papà lì a Giancone con il sorriso, io non ho mai visto tuo padre arrabbiato, mai, non ho mai visto né arrabbiato né che ci sarà stato forse un momento in cui ti ha risposto male, io non lo ricordo, neanche io, però a me fa piacere ricordarlo, dai un saluto, dai un saluto alla mamma, ovviamente da parte mia, e che dire, oltre a papà dedico questo spettacolo a due amici che purtroppo fisicamente non ci sono più, Fabrizio Renzoni Morgetano e Marco Ricciardelli, tutti e due sono venuti in questo paese, tra l'altro saluto due carissimi amici e mi mancano veramente tanto. Adesso però voglio non congedarti, ci mancherebbe altro, perché puoi rimanere qui, anche puoi stare anche dietro di me, tutto il tempo, giustamente, quindi rimani qui quando vuoi, ma vi spiego perché io sono qua a parlarvi, perché dopo 16 anni io avevo proprio l'esigenza fisica di iniziare un percorso nuovo, perché credo che nella vita ognuno di noi deve ogni tanto rinnovarsi, no? Anche un po' per la gioia del papà e della mamma che sono qui presenti, quei due signori sacri che hanno i capelli bianchi, papà generale, pensate, papà generale, si direbbe che un figlio così birichino che mi vedete così essere veramente un grande rompiscatole da tanti anni, papà generale, è un papà generale, lo dico con fierezza, anche se è chiaro che da quando ero piccolino tante volte e per tanti anni ci sono state delle discussioni infinite, nate anche proprio per certe iniziative portate avanti in questo paese. Però tornando alle esigenze, qui io vedo proprio fisiche e corporee, credo che questo possa anche essere percepito dopo che siete qua presenti, l'idea di essere stranoto in Italia e all'estero, anche per il Guinness Primati che certifica 35.000 presenze, ma quello che per me è fondamentale, già da due anni io lo faccio, è quello di trasmettere quelli che sono i contenuti. Io nasco da una violenza da parte di un prete pedofilo, cerco di censurarmi perché ci sono dei minori, c'è gente sacra in questa sala, e si chiama, adesso non c'è più fisicamente, si è suicidato Don Vittorio Damiani. E pensate, sono passati, io avevo 13 anni e mezzo, è passata tutta la vita, e le persone che io amo, e qui c'è una sorella, una delle tre, le altre due non sono qui,
momento non sono comunque in Italia, e i miei genitori, per quanto mi conoscono e per quanto io ho sempre vissuto con loro, questo fatto lo sanno e non lo sanno, perché credo che sia sempre molto difficile raccontare un'atrocità che si è subita di quel genere. Allora, proprio perché io da tanto tempo esisto e sono noto dovunque io vado, tanta gente che mi testimonia l'affetto, proprio in questi ultimi 2 anni ho detto, ma io credo che forse la gente non abbia, o meglio, non tutti, una buona parte sì, perché esiste un sito internet che prende paolini.com da molti anni, però non tutti hanno chiaro che al di là del Paolini televisivo, e poi vi spiegherò perché io faccio quello che voi vedete, c'è anche una persona che porta avanti una battaglia in difesa delle donne, in difesa dei minori. Allora, io scelgo simbolicamente, perché se è vero che dire messa, uno può dire messa ovunque, mettiamo caso, qui c'è Giulio Andreotti che tra poco ci lascia le penne, ci manca veramente poco, 2 volte sono andato lì, ho presidiato, appena ho saputo, dico papà e mamma, già lo sanno e lo dico anche voi, se dovesse morire, cioè morire, se dovesse essere recuperato stanotte, io prendo, no, vado a piedi fino a San Buì, il primo notturno e vado a Roma, già ve lo dico, penso che non mi faccio... Non mi perdo la morte di Andreotti, per 3 giorni sono dirette di tutto il mondo a Corso Vittorio, lui abita a Corso Vittorio, io mi auguro che dovesse morire, non muoia Gemelli, che è sempre presidiato dalla polizia, lì appena arrivo, dice c'è Paolini, ma arriva la Digos, mi porto via subito, invece se dovesse morire lunga vita Andreotti, cioè 95-93 anni, Corso Vittorio è meglio perché insomma riesco a fare un po' meglio del... Quindi laddove stavo dicendo la messa può essere detta ovunque, se serve appunto a Giulio o a qualcun altro, e quindi si chiama il prete, credo che possa essere anche rappresentata in maniera colorata che cosa? La persona, quindi rappresentarsi. Oggi non c'è più quella voglia di raccontarsi, allora io mi avvicino simbolicamente a questa famigliola, posso? Solo questo bucione così grande, devi dire il tuo nome, scusami. Alessandro, che voce, sa tipo che era storia di madre.